Unità 69. Conversazione. Ascoltate. Ti sei già piazzato davanti alla televisione? Hai finito i compiti? Beh, sì, quasi. Che cosa significa quasi? Fammi vedere il quaderno. Mi manca solo da fare un esercizio, ma non ci capisco un H. Fammelo vedere. Trasformate gli aggettivi in corsivo nel sostantivo con il suffisso appropriato. Ebbene? Non capisco niente. Ma se ti dà anche l'esempio. Maria è sfacciata. La sfacciataggine di Maria. Non vedo che difficoltà ci sia. Hai un aggettivo. Sfacciato. E che cosa ne faccio? Lo trasformi nel sostantivo corrispondente mediante l'aggiunta di un suffisso. È facile, no? Sarà facile per te. Rispondete e ripetete. 13. Ti sei già piazzato davanti alla televisione. Hai finito i compiti? 14. Beh, sì, quasi. 15. Che cosa significa quasi? Fammi vedere il quaderno. 16. Mi manca solo da fare un esercizio, ma non ci capisco un H. 17. Fammelo vedere. Trasformate gli aggettivi in corsivo nel sostantivo, con il suffisso appropriato. Ebbene? Diciotto. Non capisco niente. 19. Ma se ti dà anche l'esempio. 20. Maria è sfacciata. La sfacciataggine di Maria. 21. Non vedo che difficoltà ci sia. Hai un aggettivo, sfacciato. 22. E che cosa ne faccio? 23. Lo trasformi nel sostantivo corrispondente mediante l'aggiunta di un suffisso. È facile, no? 24. Sarà facile per te. Ascoltate. Leggimi quello che hai scritto. Il mare è profondo, la profondità del mare. Bravo. E poi? Questo esercizio è facile. La facilità di questo esercizio. Bene, va avanti. I dati sono esatti. L'esattezza dei dati. Che diavolo stai facendo? Che razza di esercizio barboso. E lo dice a me, ma non c'è scampo. Rispondete e ripetete. 33. Leggimi quello che hai scritto. 34. Il mare è profondo. La profondità del mare. 35. Bravo. E poi? 36. Questo esercizio è facile. La facilità di questo esercizio. 37. Bene, va avanti. 38. I dati sono esatti. L'esattezza dei dati. 39. Che diavolo stai facendo? Che razza di esercizio barboso. 40. E lo dice a me, ma non c'è scampo. Ascoltate. Vorrei ritirare l'orologio che le avevo portato da riparare. Sì, è pronto, eccolo. Quanto costa la riparazione? 10.000 lire. Ti senti in grado di alzarti per mangiare? No, non ce la faccio. Le gambe non mi reggono. Ti senti debole? Hai la febbre? Forse sì, ho una gran debolezza. Lo mangi o no? No, è immangiabile. Davvero disgustoso. Dicono che hanno cambiato la cuoca, ma cambiare così... I cambiamenti qui li fanno sempre in peggio. Ripetete. 41. Vorrei ritirare l'orologio che le avevo portato da riparare. 42. Sì, è pronto. Eccolo. 43. Quanto costa la riparazione? 44. 10.000 lire.
45. Ti senti in grado di alzarti per mangiare? 46. No, non ce la faccio. Le gambe non mi reggono. 47. Ti senti debole? Hai la febbre? 48. Forse sì, ho una gran debolezza. 49. Lo mangi o no? 50. No, è immangiabile, davvero disgustoso. 51. Dicono che hanno cambiato la cuoca, ma cambiare così? 52. I cambiamenti qui li fanno sempre in peggio. Rispondete e ripetete. 53. Vorrei ritirare l'orologio che le avevo portato da riparare. 54. Sì, è pronto, eccolo. 55. Quanto costa la riparazione? 56. 10.000 lire. 57. Ti senti in grado di alzarti per mangiare? 58. No, non ce la faccio. Le gambe non mi reggono. 59. Ti senti debole? Hai la febbre? 60. Forse sì, ho una gran debolezza. 61. Lo mangi o no? 62. No, è immangiabile, davvero disgustoso. 63. Dicono che hanno cambiato la cuoca, ma cambiare così? 64. I cambiamenti qui li fanno sempre in peggio. Ascoltate. Vorrei un rullino di diapositive. Di quale sensibilità? Non so, è per fare fotografie di interni. Allora ce ne vuole uno molto sensibile, questo. Puoi darmi la ricetta di questa sangria? Sì, è facilissima da fare. Ci vuole vino, cognac e succo d'arancia. Sì, ma in che dosi? Io seguo esattamente il dosaggio indicato sull'etichetta della bottiglia del cognac. Ripetete. 65. Vorrei un rullino di diapositive. 66. Di quale sensibilità? 67. Non so, è per fare fotografie di interni. 68. Allora ce ne vuole uno molto sensibile. Questo? 69. Puoi darmi la ricetta di questa sangria? 70. Sì, è facilissima da fare. Ci vuole vino, cognac e succo d'arancia. 71. Sì, ma in che dosi? 72. Io seguo esattamente il dosaggio indicato sull'etichetta della bottiglia del cognac. Rispondete e ripetete. 73. Vorrei un rullino di diapositive. 74. Di quale sensibilità? 75. Non so, è per fare fotografie di interni. 76. Allora ce ne vuole uno molto sensibile. Questo. 77. Puoi darmi la ricetta di questa sangria? 78. Sì, è facilissima da fare. Ci vuole vino, cognac e succo d'arancia. 79. Sì, ma in che dosi? 80. Io seguo esattamente il dosaggio indicato sull'etichetta della bottiglia del cognac. Ascoltate. Ti piacerebbe specializzarti in chirurgia? Sì, mi piacerebbe fare il chirurgo, ma è troppo difficile per me. In cosa vuoi specializzarti allora? Forse in radiologia. Il lavoro del radiologo non mi dispiace. Perché non dedicarti all'ingegneria meccanica?
Io non farei l'ingegnere meccanico per tutto l'oro del mondo. Preferisci l'elettronica? Sì, tutto sommato preferirei fare l'ingegnere elettronico. Ripetete. 81. Ti piacerebbe specializzarti in chirurgia? 82. Sì, mi piacerebbe fare il chirurgo, ma è troppo difficile per me. 83. In cosa vuoi specializzarti allora? 84. Forse in radiologia. Il lavoro del radiologo non mi dispiace. 85. Perché non dedicarti all'ingegneria meccanica? 86. Io non farei l'ingegnere meccanico per tutto l'oro del mondo. 87. Preferisci l'elettronica? 88. Sì, tutto sommato preferirei fare l'ingegnere elettronico. Rispondete e ripetete. 89. Ti piacerebbe specializzarti in chirurgia? 90. Sì, mi piacerebbe fare il chirurgo, ma è troppo difficile per me. 91. In cosa vuoi specializzarti allora? 92. Forse in radiologia. Il lavoro del radiologo non mi dispiace. 93. Perché non dedicarti all'ingegneria meccanica? 94. Io non farei l'ingegnere meccanico per tutto l'oro del mondo. 95. Preferisci l'elettronica? 96. Sì, tutto sommato preferirei fare l'ingegnere elettronico. Unità 69. Dialogo. Uno slogan per il latte e i prodotti caseari. Ascoltate. Dimmi un po', che tipo di pubblicità faresti per la nostra campagna sul latte e i suoi prodotti? Secondo me andrebbe bene uno slogan molto semplice, qualcosa come «Chi beve latte beve salute». Oppure «I formaggi italiani sono i migliori, provateli e non ve ne pentirete». È un consiglio dei produttori italiani di formaggio. Non credi che oggi sia preferibile orientarsi verso altri tipi di pubblicità, più concreta, più istruttiva? Per esempio, elencare precisi dati statistici sulla produzione del latte, sui caseifici industriali, sulla tecnologia moderna della mungitura, refrigerazione, pastorizzazione ad altissima temperatura e conservazione dei latticini? No, la gente si annoia con queste cose. Nessuno le legge. Bisogna trovare qualcosa di estroso, di divertente, che attira molto di più. Ripetete. Dimmi un po', che tipo di pubblicità faresti per la nostra campagna sul latte e i suoi prodotti? Secondo me andrebbe bene uno slogan molto semplice, qualcosa come «Chi beve latte, beve salute». Oppure «I formaggi italiani sono i migliori, provateli e non ve ne pentirete». È un consiglio dei produttori italiani di formaggio. Non credi che oggi sia preferibile orientarsi verso altri tipi di pubblicità, più concreta, più istruttiva? Per esempio, elencare precisi dati statistici sulla produzione del latte, sui caseifici industriali. Sulla tecnologia moderna della mungitura, refrigerazione, pastorizzazione ad altissima temperatura e conservazione dei latticini? No, la gente si annoia con queste cose. Nessuno le legge.
Bisogna trovare qualcosa di estroso, di divertente, che attira molto di più. Dal vivo. Ascoltate. Per favore, signorina, come si scrive hockey? Lo so io, signorina, lo so io. Scandisciglielo tu, lettera per lettera. H-O-C-K-E-Y. Ripetete. Per favore, signorina, come si scrive hockey? Lo so io, signorina, lo so io. Scandisciglielo tu, lettera per lettera. H-O-C-K-E-Y. Ascoltate. Pronto, posso parlare col signor Moretti, per favore? In questo momento è assente. Potrei lasciargli un messaggio? Certamente. Da parte di chi? Cesare Landi. Come? L-A-N-D-I. Ripetete. Pronto, posso parlare col signor Moretti, per favore? In questo momento è assente. Potrei lasciargli un messaggio? Certamente. Da parte di chi? Cesare Landi. Come? L-A-N-D-I. Ascoltate. Per cortesia, vuole ripetere esattamente il cognome del destinatario? Ferrari, Firenze, Empoli, Roma, Roma, Ancona, Ravenna, Imola. Ripetete. Per cortesia, vuole ripetere esattamente il cognome del destinatario? Ferrari, Firenze, Empoli, Roma, Roma, Ancona, Ravenna, Imola.